Sai che qui ci sono stati 10 omicidi l'anno scorso. Sì, Mi sai dire perché tanti? ma non, proprio il motivo preciso non lo so, ma sarà un motivo antico proprio. Ma c'è ancora la mafia qui a Corleone? No, no. Secondo me non esiste più il fatto che la gente si ammazza così, e questo è prima, tutta una questione di fama che si è fatta prima con Leone. Tu lo sai chi era Ligio? Beh, così, ne ho sentito parlare. Se voi passate per una strada di Corleone e vedete qualcuno uccidere un altro e voi riconoscete il volto dell'assassino, siete disposti ad andare dinanzi a un magistrato a dire chi è l'assassino? Tu? Beh, pensandoci bene, preferisco non rispondere. E tu? Ma io prima vorrei domandare a lei cosa farebbe. Otto anni fa, in quel teatro, alle mie spalle, recitava la nipotina di Pippo Fava. Pippo Fava arrivò qui in una serata buia, piovosa, umida, fredda, e parcheggiò qui la sua macchina, una Renault, una R5. E qui lo hanno ucciso. L'hanno ucciso con pochi colpi di pistola alla testa. L'hanno lasciato qui, cadavere, ma dei poliziotti dissero che era ancora vivo, era impossibile, lo portarono via, il motivo si capì presto, serviva a non consentire le perizie balistiche. Qualcuno dice che la macchina degli assassini, andando via da qui, incrociò la volante e che si salutarono. Questa era Catania 28 anni fa. Adesso Catania vuole cambiare. Catania si è data appuntamento qui, in quella che una volta si chiamava Via dello Stadio, che adesso si chiama Via Pippo Fava, per ricordare che adesso Catania vuole cambiare. E per la prima volta, dopo 28 anni, il procuratore della Repubblica, Gianni Salvi, è venuto qui a stringere la mano ad Elena Fava, presidente della Fondazione Fava, a dare il suo saluto alla famiglia Fava. Per la prima volta, nel palazzo. Qualcosa cambia. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Sì, ancora qui dopo 28 anni e vorrei ribadire che per me non è un rituale, ma sotto questa lapide è un momento di riflessione alla quale invitiamo tutti i catanesi, come dire, che facciano, fanno parte della società civile. Diamo l'occasione a questa città per un giorno di ricordare, e anche il fatto stesso che questa strada sia stata intitolata a mio padre, io credo che questa riflessione volendo si può fare ogni giorno dell'anno. Perché Giuseppe Fava era un giornalista, ma non solo, e in base a questo io credo che era un professionista serio che faceva seriamente il proprio lavoro, e in base proprio per questo fu ucciso. Io vorrei che la gente capisse che non si nasce eroi o protagonisti della storia, ma lo si diventa quando sono gli altri a comportarsi in maniera sbagliata, e sono pochi quelli che invece si comportano in maniera onesta. 15 omicidi in poche settimane, una cupa ventata di morte su Corleone. In questo crocevia vennero uccise 4 persone. Fu un'esecuzione organizzata in modo infallibile, in modo che nessuno potesse sopravvivere. E infatti tutte e 4 furono uccise. Uno dei proiettili colpì una bambina che era affacciata in uno di quei balconi a giocare. La madre, convocata dai carabinieri, disse: "Ma io pensavo che fossero fuochi d'artificio." "Ah, scopettate fono, e allora vuol dire che io non farò più affacciare la bambina sul balcone." Verrebbe voglia di chiedere cosa è cambiato in 30 anni, ma c'è una cosa che effettivamente è cambiata quest'anno. Per la prima volta Catania ha un procuratore che non è legato a questa città. Ecco, questa è una vittoria che ha fatto questa città, questo è un primo passo avanti ed è una cosa di cui andare orgogliosi.
Vediamo, sono un primo passo al quale spero ne seguano anche tanti altri, perché quello di cui io mi sono sempre lamentata è un po' la mancanza di indignazione che c'è in questa città, il non avere la capacità di scendere in piazza, di reclamare i propri diritti, di non ribellarsi allo scempio, per esempio, urbanistico che hanno fatto in alcune parti della città. Un primo passo è stato fatto, vediamo cosa ci porterà il futuro. Palermo, la capitale. Qualcosa timidamente cambia in questa città. Per la prima volta dopo 28 anni, da quando è stato ucciso il direttore, il procuratore della Repubblica è venuto sotto la lapide e ha salutato la famiglia Fava. È una circostanza particolare anche perché per la prima volta dopo più di 30 anni il procuratore non appartiene alle logiche del palazzo. Ed è questa, guarda, tutti i giornalisti, chi fa informazione deve urlare questa notizia, perché per Catania può sembrare per altre città una cosa, dice ma che è successo, è eccezionale, per Catania è eccezionale, è il segnale del cambiamento, abbiamo il dovere di raccontare quei 5 minuti di salve alla lapide di Giuseppe Fava, all'abbraccio con i familiari, giusto? Perché questo è il segnale di cambiamento, gli altri lo dobbiamo gridare, non venivano perché avevano vergogna, avevano paura di essere fischiati, con la dignità, con la tranquillità di una persona onesta è venuto a salutare e a fare omaggio a una persona che è morto per questa situazione, appunto perché combatteva i palazzi. E poiché per conquistare la potenza politica qualsiasi mezzo diventa possibile e morale, colui che detiene questa potenza deve essere disposto a pagare il prezzo più alto, la propria vita. Avventandosi su Palermo, Luciano Ligio cominciò a conquistare una ad una tutte le posizioni della città. Gli si opponevano dei mafiosi famosi per la loro efferatezza e potenza, i fratelli Rimi di Alcamo, detti cardinale di Alcamo, i fratelli La Barbera, i fratelli Greco, Pietro Torretta che veniva chiamato il padre eterno dei Ciaculli. Ognuno di loro aveva alle spalle delle complicità altissime, a volte erano persino dei deputati o dei magistrati. I processi a loro carico si disperdevano misteriosamente nel nulla. Ma soprattutto essi avevano a loro disposizione, potevano contare su uomini capaci di uccidere sempre infallibilmente. Il motivo per cui Pippo Fava era scomodo è perché non si occupava soltanto della mafia militare, ma soprattutto della borghesia mafiosa. Questo problema è ancora forte in questa città. Sì, lo è sicuramente, lo dimostra anche l'attualità dei suoi scritti, delle sue inchieste che noi cerchiamo sempre di proporre di anno in anno. Si è inaugurata ieri una mostra, il giornale del Sud, che è il quotidiano che fu creato nel 1980 in seguito a, come dire, l'altro quotidiano da contrapporre alla Sicilia, che è il quotidiano che ancora vive in questa città. E credo che sia un'esperienza che molti hanno dimenticato. In realtà rappresenta uno spaccato della città degli anni Ottanta, soprattutto un quotidiano dove si comincia a parlare di mafia, di collusioni tra politici e mafiosi. E questo secondo me è la base che poi porterà i siciliani. Gianni Caruso, tu sei l'autore delle foto di questa mostra. Con queste foto cosa è cambiato a Catania 30 anni fa? Intanto è il baluardo, no? Perché facciamo queste cose quando Catania si diceva che la mafia non esisteva e grazie a quelle pagine di quel giornale si incominciò a sollevare il problema e a dire che la mafia esisteva. Erano gli anni di guerra di mafia, fra i Ferliti e Santa Paola. È chiaro che noi fotografi eravamo in prima linea come i giornalisti, purtroppo a fotografare appunto morti ammazzati ed altro. Cos'è cambiato? Che la mafia è più furba, è più sottile, non uccide più perché la mafia vuole lavorare nella tranquillità, nella pace, nel rispetto quasi della legge, fra virgolette. Per cui forse paradossalmente il nemico si è rimessa la maschera e per cui è ancora più insidioso. Forse 30 anni fa, quando eravamo al Giornale del Sud e facevamo vedere queste foto, eravamo pazzi ma avevamo ragione. 30 anni fa noi eravamo a Milano, eravamo in quella che allora si chiamava la Milano del Sud, che è una città felice dove la mafia non esiste, non può esistere. È vero, ci sono i morti per terra, ma piccola malavita, è vero c'è l'imprenditoria mafiosa, ma sono chiacchiere che mettono in giro per invidia. Fantamafia, diciamo.
Fantamafia, la Milano del Sud, adesso Milano è la Catania del Nord, no? E quali sono le ricette? La verità e i giovani, allora come ora? Ecco, allora non c'è bisogno di raccontare, allora noi abbiamo con noi per esempio una giovane collega dei siciliani di Milano, non i siciliani perché collabora ai siciliani di ora, ma perché lo spirito è quello, un gruppo di giovani, nel nostro caso i giovani stampamenti mafiosi, che si mettono insieme per dire no, un momento, la mafia nella nostra città c'è, noi la smascheriamo, noi la combattiamo. Ancora prima di essersi incontrato con noi dei vecchi siciliani, questi ragazzi erano sulla strada dei siciliani, a Milano ora come a Catania allora. Quando ero ragazzo giocavo anch'io a calcio in questa piazza. Non ero molto bravo, però siccome il pallone era mio, giocavo da centravanti. In tutti i paesi della Sicilia ci sono chiese così fantastiche, delle piazze così abitate solo dai bambini. Quest'anno avete presentato anche un documentario inedito, prodotto dalla Rai ma mai andato in onda sostanzialmente, in cui si mostra il volto di Pippo Fava, anche documentarista scomodo. Io direi il volto umano di Giuseppe Fava, è una cosa alla quale io tenevo sempre. Allora, intanto diciamo film, è un documentario che però poi si guarda e si apprezza come film di Vittorio Sindoni. Nasce dall'inchiesta fatta nel 1976, su 10 anni dopo la prima inchiesta di processo alla Sicilia. Da questa la RAI chiese poi a mio padre, a Vittorio Sindoni, di farne 6 puntate che mostrassero appunto l'aspetto della Sicilia dei siciliani del 76. Queste 6 puntate non andarono mai in onda, se non una sola subito dopo la sua morte da Villalba a Palermo. E Vittorio Sindoni, per la grande amicizia, la stima, la fiducia, ma soprattutto la grande amicizia che la legava a Giuseppe Fava, assemblò alcune di queste puntate, ne venne fuori questo documentario che è così come un film. Difatti si intitola Giuseppe Fava, siciliano come me. Fu portato a Taormina nel luglio dell'84, proposto come fuori concorso. E poi il silenzio è calato anche su questo aspetto di Giuseppe Fava, sceneggiatore, documentarista. La mafia nacque qui, nei paesi più poveri, sperduti, al centro della Sicilia. La mafia nacque dalla miseria e dalla disperazione. La società allora era composta da alcune migliaia di famiglie le quali possedevano tutto. Le terre, i palazzi, le case, i fiumi, le acque, gli alberi. E da una folla sterminata di infelici, i quali invece non possedevano niente. Erano braccianti, pecorai, contadini, quasi tutti analfabeti. A volte non avevano nemmeno il pane per sopravvivere. La fame scatenava la disperazione, gli assalti nelle campagne, le scorrerie, furti, rapine, brigantaggio. I soldati e i giudici che potessero proteggere i grandi proprietari, infatti si chiamavano galantuomini in opposizione a cafoni e briganti, erano troppo lontani e allora i galantuomini si organizzarono per proteggersi da soli. La loro fu una giustizia semplice ed assoluta, con un solo tipo di condanna, la pena di morte. E io oggi l'ho voluto proporre a distanza di 28 anni, perché per molti giovani, cominciando per prima le mie figlie, l'aspetto umano, la capacità e la maniera di fare le inchieste, ci sono anche pezzi teatrali. Esatto, venne ucciso il giudice Cesare Terranova insieme alla sua guardia del corpo, il maresciallo Lenin Mancuso. Cesare Terranova era siciliano, era il magistrato più coraggioso della Sicilia. Aveva perseguitato Ligio fino ad avere le prove dei suoi delitti ed annientarlo. Eletto al Parlamento, era stato vicepresidente della Commissione Antimafia. Sapeva cioè tutto quello che sulla relazione dell'antimafia non era scritto. I nomi dei funzionari, degli uomini politici, deputati, ministri, giudici, avvocati, banchieri. Tornando a fare il magistrato, aveva scelto il giudicato di istruzione, cioè la carica che consente di rivedere tutto, ricominciare ogni indagine da capo.
Prima però che potesse mettere le mani dentro i fascicoli, due ragazzi hanno sbarrato la strada alla sua auto. Lo hanno crivellato di revolverate insieme alla sua povera guardia del corpo. Ma chi può dire che quei due killer non fossero soltanto due ragazzi di un sobborgo miserabile di Palermo o di uno dei paesi disperati dell'interno? Può essere anche che essi abbiano ucciso senza sapere né chi né perché. E c'è anche un omaggio che io ho voluto fare a Mariella Lo Giudice, perché lì noi troviamo una Mariella di 20 anni, giovanissima. Credo, Stefano era già piena di neve. Lei è catanese? No, è siracusa. Valletta è la Sicilia per tutti. E ora dove vai? In Germania anche lei? Francoforte. Una città bellissima, dicono. Ricca. Più. E chi ha lì il marito e il fidanzato? Una volta. E ora? Ora. Chissà dove. Triste? Dico triste? No, no. Oramai non ha più importanza. Estremamente brava, molto bella, e credo che ricordare Mariella sia anche importante in questi giorni, perché era una delle interpreti femminili del Teatro di Fava. Era cominciata la terza fase della mafia, che non riguarda più soltanto Palermo e la Sicilia, ma l'intera nazione. La più tragica ed assoluta, che coinvolge qualsiasi potere economico. Dal contrabbando delle droghe verso l'Europa e l'America ai più miserabili monopoli commerciali, dall'aggiudicazione dei giganteschi appalti pubblici al controllo dell'anonima sequestri e alla riciclazione del denaro dei riscatti, centinaia, forse migliaia di miliardi, in un gioco tragico ed enigmatico che ha distrutto tutte le vecchie regole, così alto e così vasto da coinvolgere gli istituti vertici della nazione, l'alta finanza, la politica, l'informazione, la giustizia. Una guerra sanguinosa che non aveva più soltanto il traguardo della ricchezza, ma la potenza, anzi il potere in tutti i sensi, cioè la possibilità di influire sulle leggi, persino sui grandi fenomeni della politica, quelli che possono modificare il corso della vita nazionale. Michele Gambino, che effetto ti ha fatto risentire la voce del direttore? Beh, molto forte. È uno di quei lavori che ti fanno capire come al centro del suo lavoro ci fosse un grandissimo interesse umano, un amore per questa terra. Capisco che la RAI all'epoca non l'abbia potuto mandare in onda perché è pieno di disperazione, persino quando persino le parti umoristiche di Leo Gullotta o di Tuccio Musumeci. C'è comunque al fondo una disperazione per la sorte di questa Sicilia degli anni 60-70 che ti lascia col magone. Pareva che tutti aspettassero con angoscia le conclusioni della commissione parlamentare, le cose terribili che sarebbero emerse da quella montagna di interrogatori, deputati, questori, prefetti, magistrati, presidenti, ministri, e le cose clamorose che sarebbero accadute. Il presidente Cattani aveva annunciato: la nazione tremerà dalle fondamenta. Invece la nazione non tremò. Luciano Ligio era in carcere, i grandi patriarchi erano morti o scomparsi, ma le misteriose eminenze del potere mafioso erano rimaste nell'ombra. La terza fase della mafia cominciò con un fatto spaventoso. Questo è il numero 110 del Viale Lazio. In fondo a questo passo carabile, nell'ufficio dell'impresa Mongata, quella sera c'erano 5 uomini. Improvvisamente arrivò una ginetta della polizia e ne scesero correndo, ne balzarono fuori un ufficiale e 2 agenti. E 4 uomini in borghese, tutti armati di mitra. E si slanciarono di corsa dentro il cortile. Che effetto ti ha fatto sentire la voce di Pippo Fava nel suo documentario inedito? Sono dovuto uscire. Perché è ieri. E ieri il mondo è ancora molto vuoto senza di lui. Ecco, per quanto noi ragioniamo razionalmente, no, ma manca molto.
Il 5 gennaio 1984 a Catania, in via dello Stadio davanti al Teatro Verga, viene ucciso Giuseppe Fava, giornalista, autore di questo programma. L'avevo qua ancora, la mafia aspettata anche ai banchi di imputati a dettare leggi, a scrivere sentenze di morte, la croce, chi mano insangate. L'avevo qua i compari della mafia, chi mano pulite, i spogliartari che ha croce in tuo petto, i ferrari di chiave favose, non ne posano i piedi, sicca l'erba, spuntano spine. È là che mi fa Sicilia. L'avevamo qua, da Sicilia, l'affamate di potere, l'affamate di carne cruda, che crede nella Sicilia un porco scannato e ci spurpano l'ossa. Se si siciliano io sovrazzo, grapi in mano, grida libertà, libertà, a Duma, se si siciliano proprio l'era del tuo cuore. Se si siciliano, fatta la voce cannone, fatta la voce carro armato, i gambe cavalli di mare, annega i nemici della Sicilia. Mauro De Mauro, giornalista dell'Ora, abitava in questo palazzo. Quella sera stava raggiungendo la figlia in ascensore quando qualcuno lo chiamò dalla strada. Doveva essere qualcuno che egli conosceva bene, che gli era amico, poiché egli lo raggiunse fiduciosamente, senza alcun timore. E invece da quel momento scomparve per sempre. Io ho sempre quella voce della famosa intervista a Biagi e ho memorizzato quella soprattutto negli ultimi anni, da quando non vedo più. E quella lì per me è la voce di tempi più spassionati, più allegri di Pippo Fava. Quella di Biagi è la voce che inevitabilmente leggo alla sua fine. Non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Poi ce n'è una di più piccolina. E suo marito dove cosa fa? Mio marito fa l'emigrante. In Germania? Sì, in Germania, in Svizzera, in Belgio, un po' dappertutto dove c'è lavoro.